È un binomio che dopo il Concilio Vaticano II è stato sempre e giustamente richiamato, anche se spesso viene richiamato solo in questa sequenza dalla comunione alla missione. È giusto richiamarlo così, perché Gesù ha detto: da questo sapranno che siete miei discepoli se avrete amore gli uni per gli altri. Quindi la comunione è una base della missione. Se però si rovesciasse la visuale, come fa Papa Francesco in Evangelii Gaudium, forse si otterrebbe qualche risultato in più, cioè dalla missione alla comunione, dalle esigenze della gente di oggi, del nostro territorio, dalle grandi sfide, che cosa significa testimoniare? Perché altrimenti il rischio c'è di attardarsi molto sulle questioni interne, le beghe, o la divisione degli spazi, o la diversità delle competenze, e dire: facciamo comunione perché poi, quando saremo pronti, andremo in missione. Invece forse si tratta proprio di ribaltare la visuale e dire: che cos'è che ci chiedono gli uomini di oggi, quali sono le necessità, e facciamo comunione quel tanto che basta per poter fare missione. Allora così ci si rende conto che ci si snellisce, non ci si attarda troppo nelle beghe interne.